La voce di Taormina intervista il consigliere comunale Piero Benigni. Piero, siamo nell'imminenza ormai del congresso cittadino che decreterà il nuovo segretario del Partito Democratico a Taormina. Ci sono già nomi, candidature, fermenti e c'è soprattutto attesa in prospettiva su quella che potrà essere poi la tua posizione. Ma diciamo che devo dire finalmente arriviamo a questo congresso cittadino. Abbiamo atteso a lungo quelle che erano a disposizione del partito a livello regionale e ovviamente quelle provinciali e proprio questa mattina abbiamo avuto degli incontri a Messina dove ci hanno un po' dato il via libera a quelle che sono le date di questo congresso. Potrebbe essere l'ultima settimana di marzo o addirittura entro il 9 di aprile del 2010. Non possiamo più aspettare, abbiamo necessità di organizzarci, di organizzare questo partito, di dare definitivamente un coordinatore eletto dal popolo del Partito Democratico di Taormina che possa dare un suo inquadramento, una sua linea politica e strategica. Tu mi hai fatto riferimento alla mia posizione in Consiglio Sì, Comunale. perché c'è una parte del partito che, come dire, è un po' insofferente in questo momento alla maggioranza. Beh, diciamo che non è proprio così, non è insofferente, vuole essere ancora più incisiva sull'attività amministrativa, è differente la posizione. Tant'è vero se chi ha potuto assistere all'ultimo Consiglio Comunale o al penultimo Consiglio Comunale, io ho espressamente detto alla mia maggioranza che sono legato a questa maggioranza fino a quando riconosco che la strada intrapresa e concordata dall'intera coalizione produrrà risultati che faranno il bene solo ed esclusivamente di questa città. Quindi non sono in una fase critica della mia posizione, ma soltanto in una fase di pungolo, di stimolo affinché quello che noi ci siamo prefissi in campagna elettorale venga effettivamente realizzato. E non credo che il Partito Democratico si voglia porre in questa fase come un partito che voglia creare difficoltà a questa maggioranza. Ecco, si fanno già dei nomi delle possibili candidature in vista appunto del congresso del PD. Fra questi nomi ci sarà anche Piero Benigni? Assolutamente no. Voglio togliere qualsiasi dubbio. Il partito mi ha dato un ruolo importante e devo dire grazie, che è quello di consigliere comunale. Credo molto nella pluralità. E quindi non credo al centramento di ruoli ad una sola persona. Io ho bisogno di avere dietro di me una squadra coesa e una squadra che possa supportare il mio lavoro all'interno del Consiglio Comunale. Quindi si sta discutendo all'interno del nostro partito, si fanno nomi o quantomeno si rendono nomi disponibili alla possibile candidatura di coordinatore cittadino. C'è una fase veramente di grande fermento perché abbiamo necessità di dare un organigramma a questo partito. I nomi che si fanno possono essere i più disparati, però potrebbe esserci anche una sorpresa dell'ultimo momento, questo non posso negarlo. Ecco, in queste ore il PD è di riflesso al centro anche delle vicende dell'ASM, dove a quanto pare si sta per ricostituire un nuovo CDA. Si parla anche di un noto professionista di Messina che è molto vicino agli ambienti del PD, ma il PD di Taormina in questa situazione che posizione assume? Ma guarda, io in questa domanda così provocatoria, ripeto, ti dico no comment. Ecco, torniamo allora ai problemi della città. Tu sei stato per certi versi profetico nel prevedere, auspicare o prospettare alla fine del 2009 alcuni segnali di ripresa per quanto riguarda la tanto discussa crisi turistica. I numeri ti danno ragione? Ma i numeri, diciamo che in questi primi 2 mesi del 2010 ci fanno ben sperare. Abbiamo chiuso il gennaio e febbraio del 2010 a Taormina tra esercizi alberghieri e esercizi complementari con un più 3,42%. Quindi vuol dire che qualche cosa si muove. Il mercato tedesco ha fatto registrare in questi due primi mesi una crescita di circa 2.000 presenze, quindi siamo intorno al 25%, così come lo ha fatto anche il mercato austriaco, siamo intorno a circa, posso dire qui in un dato, intorno a 288 presenze rispetto all'anno scorso in più, quindi un dato molto positivo.
ma è positivo anche il mercato italiano. Dobbiamo puntare sul mercato italiano, non dimentichiamocelo. Quindi tu dici dati incoraggianti, insomma. Dati incoraggianti del tutto, diciamo, non possiamo ancora definirli. Possiamo sicuramente definirli dei dati che ci fanno ben sperare. Noi necessariamente ci dobbiamo impegnare tutti affinché questi numeri possano crescere di giorno in giorno. Ecco, a proposito di crisi e come poter uscire in prospettiva dalla crisi, opere pubbliche, ieri c'è stata la conferenza dei servizi sul possibile o futuribile porto turistico di Villa Agonia. Sì, questo è uno dei tasselli che può, diciamo, dare una spinta propulsiva alle attività turistiche. È ovvio che le discussioni sono ancora aperte, non c'è nulla di definito, ma a questa discussione del porto turistico deve partecipare la città. Questa è una scelta che non può essere decisa soltanto nelle stanze dei bottoni, ma deve essere decisa attraverso anche il coinvolgimento di quelli che sono i cittadini e di cosa pensano di questo. Possiamo pensare ad un porto comprensoriale, ad un porto soltanto di Taormina, ma è una scelta veramente delicata e molto importante per la nostra economia. Secondo te la maggioranza sarà compatta nel fare le scelte sul porto? La maggioranza l'ho dimostrato per l'ultimo consiglio comunale con Taormina Arte di essere compatta. Ci potranno essere anche degli scontri all'interno della maggioranza, ma siamo sicuri di dare un apporto a Mauro Passalacqua il più forte possibile affinché possa raggiungere questo risultato veramente determinante. In conclusione, un telegramma di Piero Benigni al sindaco. Ma il mio telegramma, sapete voi il rapporto che ho con Mauro Passalacqua, molto cordiale, amichevole e fraterno. Io gli dico: Mauro, stringiamoci tutti insieme perché abbiamo bisogno di fare risultati per questa città. Non possiamo più stare lì a guardare la poltrona o la poltroncina. Dobbiamo dare di più, dobbiamo fare in modo che si riparta tutti insieme nel miglior modo possibile. E un messaggio che gli dico è: Mauro, portaci avanti verso una strada migliore.